Si arroga, tra l'altro, una disinvoltura nel sorso, che non tiene conto, però, fino a che punto si tratti di un esofago oramai cinquantenne, con un riflesso e una tenuta un poco in disuso. Così si apre Delicatissimo, l'ultimo libro di Michele Fianco, uscito nel 2020 per l'editrice Zona. Un libro che mi sembra discostarsi per certi versi dalla produzione precedente dell'autore, che è stata un po' riassunta, diciamo così, attraversata dalla pubblicazione precedente che è Un semplicissimo universo in espanso. Si discosta per attenuare quegli smottamenti linguistici minuscoli ma costanti che c'erano all'interno della sua poesia precedente, o perlomeno di quel semplicissimo universo in espanso, per dirigersi verso una poesia molto più vicina all'andamento della prosa, potremmo dire, sebbene molto ben studiata dal punto di vista ritmico e strutturale. La particolarità di questo libro è sicuramente il suo riferimento al mondo cinematografico, lo cogliamo già dalla copertina, sia dall'immagine della copertina, sia dalla dicitura che ci segnala come questo libro sia directed by Michele Fianco, a dimostrazione che Fianco si pone nei confronti di quest'opera non tanto come autore, ma come un direttore, un regista, appunto, e un dialoghista, aggiungerei io. Anzi, potrei dire che questo libro è un libro di un dialoghista poetico. Siamo infatti di fronte a una serie di poesie che hanno il carattere del discorso, o meglio, sembrano spesso delle risposte a un discorso che non viene detto. Nelle aperture delle poesie troviamo spesso infatti affermazioni, negazioni, i quindi, i poi e ancora, infine, delle formule che dimostrano come questi incipit facciano riferimento in realtà a un elemento, a un interlocutore, uno spettatore, potremmo dire, al di fuori della scena e quindi del libro, cui però queste poesie si riferiscono costantemente. E a questo dobbiamo aggiungere quelle traduzioni in inglese che Fianco pone in calce alle poesie, con cui spesso anche gioca, facendo delle omissioni o delle trasformazioni, che funzionano però, potremmo dire, come una sorta di sottotitolato. Ecco, Fianco in qualche modo dirige la propria personalità poetica, i personaggi che sceglie, il proprio io poetico, operando di fatto uno straniamento che gli viene permesso proprio dalla dimensione cinematografica, dal ruolo di regista, al di qua della cinepresa. Uno straniamento che poi ritroviamo all'interno delle singole poesie, visto che si tratta spesso di discorsi a proposito dell'inadeguatezza, del non saper rispondere in maniera giusta, diciamo così, alla realtà. Questo scollamento, molto sottile, molto ironico anche, credo sia uno degli aspetti più interessanti del libro e forse dell'opera di Fianco in generale.